Buongiorno, buongiorno ragazzi, e oggi vi faccio vedere una cosa importantissima. Avete lavato il motore con l'acqua, con il motore caldo, e per caso vi è andata su per sbaglio, perché io di solito non lo faccio questi capelli qua, ma purtroppo e la persona che l'ha fatto ha sbagliato, e quindi cosa succede? È rimasto il sapone attaccato al motore, e no, avete provato di tutto, ci avete provato di sputarci, avete provato dei liquidi che non dovrebbero essere messi. Come si fa a fare da così a così? Ecco qua, soluzione. Boom! Mi stavo dimenticando una cosa importantissima: questa pasta abrasiva va messa con motore freddissimo, mi raccomando. Bene, nessun problema, nessun problema, mi importate solo che usate Arexon pasta abrasiva. Ok? Da così a così, ritorno al normale. Cosa succede? Ad alte temperature il motore scalda. Se mettete sopra per sbaglio il prodotto per lavarla, dell'idropulitrice, e succede questa cosa qua. Purtroppo si attacca come la colla, come il vischio. Ma non andiamo a pulirlo adesso. Ne prendete un pochettino, ok, un dito dove volete, su un pennellino piccolo. Consiglio mio, potete prendere delle spugnette anche qui. Attenzione, no spugnette per grattare la paglietta, perché quella rovina tutto. Deve essere una spugna morbida, ma di solito quando comprate la pasta abrasiva o polish vi danno la spugnetta. Lo mettete qua sopra e lo spargete bene, ok? Lo spargete bene. E adesso questo prodotto qua, per andare meglio a posizionarlo su certi punti, adesso lasciamo un po' che lavori, faccia il suo lavoro, ci secchi meglio, e dopo andiamo a vedere il programma, il prodotto come viene e come toglie la schifezza del lavaggio. Guardate che differenza, e vediamo da prima. Guardate, già sta lavorando, vedete, il dopo, grattate bene, vedete tutto il bianco, mi raccomando, vedete tutto, e dopo passate meglio. Se non vi piace cosa è venuto fuori, si rifà tutto quanto di nuovo, e là, ta-da! Adesso non è ancora perfetto, ma vediamo un'altra passatina, eh? Guardate che bello. Sì, se non vi piace la prima passata, mettete un altro po', date una bella sfregata e poi basta. Lustro come nuovo. Dopo gli diamo altro. Dopo la fine. Eccoci qua. Allora, la moto è venuta fuori come nuova. Ah sì, è nuova. Può capitare anche questa cosa, ma ricordatevi, per fare questo lavoro qua sui motori in particolare caldi, e dopo aver lavato con l'acqua fredda, pensate di aver raffreddato il motore con l'acqua fredda, e invece alla fine vi trovate questo discorso qua di prima. Allora cosa fate? Adoperate Arexon pasta abrasiva, ok? Io ce l'ho sempre per emergenza. Comunque tutto bene, adesso gli diamo anche una bella lucidatina anche le plastiche, ma tornano ancora che è già lucida. Ciao! It's a love. Yeah, Morini. Escape. Mi raccomando, iscrivetevi. Una cosa importantissima, mi stavo dimenticando, questo è il prima e il dopo, vedete la fotografia dopo. Però è importante che dopo, con spazzolino asciutto, passate per le vie di fuga dove non siete riusciti a togliere il bianco della pasta. Basta uno spazzolino da denti morbido, mi raccomando.